Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels. Oggi Max, che è lui, è un uomo felice. Io sono pane. Io invece sono Paolo e sono normale. Io pane. Tu sei pane. Bentornati su questo nuovo episodio di Accesso Anticipato. Oggi giochiamo ad I Am Bread. Io sono un pane. Che i simpatici sviluppatori ci hanno mandato da provare. Il trailer ci scupa un cofè, è bellissimo. Vabbè, questo è I Am Bread. Allora, dagli sviluppatori che ci hanno donato infinite bestemmie con Surgeon Simulator. Esatto. E ogni volta che ci penso mi viene da salutare Astro. Ciao Astro. Ciao Astro. Questo meraviglioso gioco in cui gli interpreti... Che cos'è? Questa è la cartella critica del tizio che dice che il pane si muove da solo e cerca di far cose brutte. Ok. Te lo dico io perché l'ho già visto nel video filmato YouTube di qualcun altro. Ok. Ok, il tuo scopo è diventare un toast. Sei contento? Oh, ecco il WASD! No, 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 c'è anche l'opzione... Abilitamela! Settings. Attie. Attie. Oh, cacchio. Forse si può cambiare anche quello, eh. No, 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 va bene, va bene, va bene. Lascia, lascia. No, non si può. Ti fotti. Va bene, va bene. Mi va benissimo. Va bene, siamo in una cucina. Siamo in una cucina. E soprattutto siamo una fetta di pane. Siamo una fetta di pane che il nostro obiettivo è essere tostati. Esatto. Allora, come potete notare, in alto a sinistra abbiamo una fantastica barra della commestibilità. Che dobbiamo mantenere superiore allo 0% per vincere il gioco. Adesso ti invito una cosa, a fare una cosa. Vedi di fianco a te che c'è un coso del burro? Uh-huh. Aprilo. Ah, aprilo? Sì. Come? Come aprilo? Vabbè. Oddio! Oddio! È bellissimo! No, non così, non così. Aspetta, giuro che ce la farò. Nye. Sì. Non so quando, ma ce la farò. Nye. Non so cosa stai facendo in questo momento. Cerco di farmi il tavolo, ok? No, non capisco. Sì, abbiamo bloccato. Allora, con calma. Molta calma, direi, a occhio. Compagno! Vabbè, facciamo che ti puoi tuffare nella ciotola di cereali. Facciamo così, va bene. Ce la puoi fare a tuffarti nella ciotola di cereali? Non lo so. Sì. Gnacchi, gnacchi, gnacchi. Okay, quindi ora se ti giri, sì, dovresti avere i cereali appiccicati. Wii! Sono un toast felice. Ok, come puoi notare, al centro è anche un contatore del grip. Cioè, se stai attaccato per troppo tempo, a un certo punto si molla da solo. Certo. Va bene, adesso devi cercare il tostapane, direi, o qualcosa che ti tosti. Aspetta, aspetta, aspetta. Forse, forse, forse ce la faccio. No, non ce la faccio. Ce l'ho fatta! Ok, puoi anche imburrarti se vuoi adesso. Ce l'ho fatta! Sei contento che ora sei anche imburrato? Mi sono imburrato o no? Non credo. L'angolino in basso a destra, vedi che è bianchino. Ah, guarda, guarda. Oh, sì. Oh, borrami tutto. E sei caduto per terra e la tua commestibilità comincia a scendere. Perché? Perché sei per terra. Ma non è vero. Eh sì. Dai, risalgo, risalgo. Sì. Risalgo, risalgo. No. Sì. Sì, guarda che sei già sporco di orme dei piedi che vedi, travedi in basso a destra. Bello, hai solo un problema, hai finito il grip. No. Sì, no. Grip. Allora, forza! Fa!
Vai! Dai! Sì? Cazzo! Di nuovo! No. No! No! Ah, e Max cade per terra. Allora, aspetta. Va bene, io propongo questo gioco per alternare Super Meat Boy in Shadow Max. Ma ci sto da bestia! Sei contento? Tantissimo! Ti piace questo gioco? Ma tantissimo! Io sapevo che quando ce l'hanno mandato saresti stato un omino felice tu. Ma lo sai che io con queste puttanate mi diverto. Non riesco a fare quest'ultimo. Guardalo lì. Ok, attenzione. Sei sul tavolo. No, sei sul bancone. Ho una brutta notizia per te. Quale? Vedo il tostapane là in fondo. Cacchiarola. Allora. No, no, no. Giù, buono. Perché? Guarda, sono i le formiche. Cazzarola. Via di qua. Via di qua. Non voglio essere un buon toast. E mi sa che non ce la farai mai ad essere un buon toast. Lo sono ancora. Io non lo mangerei già più questo toast. Questo lo dici tu. Nota la scritta sul frigo: Beppi Holidays. Esatto. Che avranno messo per Natale. Ok, così. Non puoi passare sopra il frigo? Sì, ovvio. Ma stai usando tutto il grip per fare questa cosa? Perché mi piace ondeggiare, ok? E sono finito di non per terra! Eh sì, in mezzo alla sporcizia e le altre cose brutte. Oh, hai trovato un metodo più furbo per salire, bravo. Sì, e adesso la grande lotta, superare il lavello. Superare il lavello! Porca troia, ma sai che è veramente difficile? No! Io sono un buono! C'è cacciata del cane, se vuoi. Secondo me mi rende buonissimo. È vero che ti rende buonissimo il sì. Del cane. Anche secondo me. Ci sei quasi. Stiamo per scoprire se la ciotola del cane ti rende buonissimo. Il pavimento no, la ciotola non sappiamo. Non lo sapremo mai. No. Cazzarola, no, non ho grip. Ok, ciao. Va bene, ci riprovo. Non così. No, la ciotola mi blocca! Maledette ciotole! La ciotola ti avversaria. La ciotola mia avversaria. No, l'altro, cazzo. Ok, RB. Vabbè, mi piace molto il fatto che ci siano veramente tanti oggetti in giro per la cucina. Ecco cosa ci ho visto di aprire il gas prima, forse. Non ce la farò mai ad aprire il gas. Ecco chi ho visto giocare a questo gioco. Chi? FaviJ. Improvvisamente non mi piace. FaviJ l'ha giocato. Anche Katmari l'ha giocato FaviJ. Ma l'ha fatto dopo di noi. No. Uffa. Mi spiace. Uffa. Ma noi a Katmario ci siamo arrivati avendo aperto il canale, ma molto dopo YouTube Italia, capito? Allora. Guarda la ragnatela nell'angolo, è pieno di taglini, mi piace perché ci sono veramente tanti. Il salvataggio al limite, signori. Dicevo, ci sono un sacco di dettagli carini in questo gioco. No, hai cercato di fare della roba troppo complessa per le mie abilità. Esatto. Dicevo, ci sono un sacco di dettagli carini in questo gioco, molto più che in Surgeon Simulator. Ma Surgeon Simulator è diverso. Sì, senza dubbio, non era una critica per Surgeon Simulator. Siamo arrivati quasi al tostapane in 8 minuti. Allora, adesso tirare giù. Sì, ma tirare giù. No, questo. Tiralo giù. Dici che devo tirarlo giù? Non lo so, secondo me devi attaccare la spina. Devo attaccare la spina? No, attaccata. È attaccata? Sì.
Sì? Sì. Allora entra. Dai che ce la puoi fare. Io ci voglio crederci. Mi stai dicendo che saranno le sessioni di relax tra un Sadomax e l'altro. Esatto. Bello. Ti sembra rilassante? Sta tanto. Vuol dire che mi piace guardarti ristonare un pochetto di pane. È abbastanza rilassante per me. No! No, 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 no! Sono un buon pane! C'è la lettiera del gatto lì sotto! C'hanno il cane, c'hanno il gatto, che cazzo però questi? Già. Io ti posso dire, dicevo, che l'ho visto su 5J, poi ho smesso di guardarlo perché volevo vedercelo fare, ok? Ti posso dire che il secondo livello non è più in cucina. In bagno? No. Dov'è? Vuoi saperlo o lo scopriamo con i nostri amici? Non saperlo. In salotto. Ma perché questi tengono? Che cosa? Tengono un tostapane in salotto. Non c'è il tostapane in salotto, amico mio. Ah, ecco, e dove ti cuoci? È un buon livello. Ah, sei noioso quando fai così. Allora, bisogna scoprirlo. Dove ti cuoci? Allora, piano piano. Poinchi, poinchi. Pom, pom. Secondo me devi infilarlo così. Se finché ti tieni aggrappato da un lato, non entrerai mai. Non mi sto tenendo aggrappato. Ma la gravità non ti farà mai cadere, amico mio. Diventeraci dritto. Allora, in realtà è quello che stavo cercando di fare, anche se tu non l'hai notato. No. No? No? Meno. 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 Yeah! In basso a destra vedi quanto sei cotto. Ah, oh, oh! Fuori! Hai in toast! L più R. Whee! Sei un po' bruciato. Sono un toast di merda! Whee! È bellissimo! Scherzi a parte, a essere totalmente brutalmente sinceri, vai! Molto più divertente rispetto a Sargent Simulator, dove sì, fai le cazzate perché prendi le cose a caso e ridi più per quello che non stai facendo, più che per quello che dovresti fare. I comandi sono estremamente più semplici perché ne hai molti di meno. Sono ugualmente complicati, ma sono anche molto più semplici. È vero. E quindi riesce a fare cose molto più fighe, ma l'avete visto anche adesso. Tra il oh mio Dio, che cacchio devo fare, e il va che figata lanciarmi da una parte all'altra, sono passati pochi minuti. E anche il semplice mettersi in verticale per entrare dentro il coso del toss è divertente. E credo che anche da guardare, dimmelo tu. Sì, io devo dire che è piacevole da guardare. È piacevole da guardare, è più divertente, è proprio bellino. Quindi se volete che lo facciamo in Sadomax, ditecelo. E noi sì, provvederemo, sì, faremo, alterneremo magari questi episodi a Super Meat Boy. Dai. Sono raffreddato. Dai, raffreddato. Super ragazzo carne! Ho sputato tutto. Vabbè. Schifo. Dunque. Mamma mia. Succede quando uno fa le cose così con passione, come le faccio io, quando uno ci mette il cuore, manca un po' la saliva. Quello che diceva Paolo anche mi è piaciuto un sacco di dettagli, bisogna fare veramente attenzione a tutto quanto perché tutto ti riduce a una schifezza di fettina di pane in un nanosecondo. Sì, arrivare a finirlo al 100% la vedo complicata. Porca vacca, sì. Quella è una bella sfida. Ma io aggiungerei questa cosa a questo. Per chiudere il canale, per chiudere il video. Il canale, no, già, no, dai. Per il video, vi dico questo: se lo volete, in Sadomax, dovete anche dirci qual è la percentuale minima alla quale Max deve arrivare. No. Sì. No, no. Beh, certo. No. Sì. Cioè, no, cioè, filmati lunghi un'ora e mezza. Minima. Percentuale minima, possono anche, se vogliono i filmati corti, dicono 20%. E quindi va bene. Adesso ero al 15. Beh, ma è la prima volta che lo provavi, dai, non te l'ho neanche fatto provare prima. Va bene. Se no scelgo io e via. Ah. Va bene. Questo era I Am Bread. Yep.
noi siamo Paolo e Max. Pane. Noi siamo Paolo e Pane. Che me lo caso porta. E ringrazia che non è uscito un gioco dei Guardiani della Galassia. Se vi è piaciuto se vi è piaciuto questo video, condividetelo. Condividete. Che è il modo migliore per fare pubblicità al nostro canale e farlo crescere. Grazie di averci seguito, ci vediamo domani su Unnecessary Pixels. Ciao!